Oggi per la nostra associazione è un giorno particolare. Il 12 giugno del 2016 la nostra cofondatrice Micaela Masella ci lasciava. Per noi è di vitale importanza sottolineare lo splendido lavoro che ci riproponevamo di svolgere e che continuiamo nonostante tutto a realizzare. Il nostro focus era ed è improntato sulla valorizzazione dei giovani. E con questo omaggio, che lei avrebbe apprezzato sicuramente, vi facciamo ascoltare un brano che sostiene la nostra filosofia, continuando a motivarci nel percorso, che lascia ben sperare in un futuro migliore. Grazie. Un momento ricorrente di tutte le mie giornate è quando mi metto da qualche parte e inizio a disegnare o costruire qualcosa, con musica e documentari di sottofondo. I pomeriggi così passano veloci, ma il vero punto interessante della mia giornata è quando mi fermo a pensare di punto in bianco e rimango ferma. Per un periodo di tempo indefinito, a fissare il soffitto, forse aspettando che le risposte alle mie domande mi cadano in testa. Un argomento su cui sono tornata molto in questi giorni è il mio avere 15 anni. Io credo di essere uno degli adolescenti più adolescenti che conosco, con tutti i pregi, i difetti, le caratteristiche e le abitudini più prevedibili e più classiche che normalmente si associano ad una persona della mia età. È difficile essere una ragazzina in questo periodo. Non sono abbastanza matura per non avere il desiderio di uscire e fare casino. Perché anche se so quali potrebbero essere le conseguenze, queste non fanno altro che alimentare la mia curiosità. Come sarebbe essere infettati? E se fossi infetta e andassi in giro stile untore del 1600? Certo che è interessante, sembra uno di quei videogiochi apocalittici, ma come sarebbe se la situazione degenerasse ancora? Perché non sono terrorizzata nessuna di queste idee e non ho il desiderio di barricarmi in casa come tutti? Se non vivessi con delle persone, probabilmente sarei già uscita da un pezzo. In qualche modo vivere a contatto con qualcuno ti responsabilizza e ti fa pensare alle conseguenze che le tue azioni potrebbero avere sugli altri. Mentre se non ci fosse nessuno con me, non penserei minimamente ai danni che potrei creare, vorrei solamente uscire e svagarmi. È brutto da dire, ma penso che la verità sia comunque più bella dell'ipocrisia. Anche i momenti di svago in realtà sono abbastanza pesanti in questo senso. Spesso nelle opere che guardo, che leggo nel tempo libero, sono presenti personaggi in cui mi identifico. Ah, principalmente per i loro problemi. O personaggi dai quali mi rendo conto di essere parecchio affascinata. È quindi molto frequente che io interrompa l'attività per fermarmi a pensare alle ragioni di queste sensazioni. Una cosa come la sospensione dell'incredulità, per me è molto difficile da realizzare. Io mi affeziono alle serie TV, ai libri, ai cartoni, o persino alle storie, alle opere d'arte, in una maniera molto personale. E pensare che queste cose non facciano parte della mia vita all'esterno è abbastanza complicato per me. Spesso mi ritrovo a pensare alla mia vita come a una serie TV o a un libro e mi rendo conto che nella mia vita c'è il giusto mix di traumi, momenti felici, cambi di personalità o nuove esperienze per una qualsiasi serie Netflix che parla di adolescenti, ossia qualcosa che è già stato visto e rivisto più volte. Spesso mi sento insicura riguardo a me stessa. Ma pian piano sto imparando ad agire e pensare soprattutto con più sicurezza e sfacciataggine, se vogliamo. Per farlo cerco di immedesimarmi in qualcuno. Sì, un qualcuno che sia più forte. E tentare di non farmi frenare dall'insicurezza, lasciando uscire la me più sicura e determinata.
Una volta toccato l'argomento automotivazionale, sento di aver raggiunto l'obiettivo della riflessione e ritorno a fare quello che stavo facendo prima. Di essa, senza battere ciglio. E così, senza troppi complimenti, si conclude il mio momento speciale della giornata. Anche se non è detto che sia l'unico. Rileggendo questo testo mi sembra che sia senza un grande filo logico e senza una motivazione. Però credo che niente possa descrivere le mie giornate di quarantena meglio di un enorme giro intorno alla mia testa e nei miei pensieri. Al momento non so se ciò possa essere utile o meno, dato che da una domanda iniziale si può tranquillamente arrivare ad una domanda finale che non sia minimamente collegata al primo quesito. E per giunta lasciare entrambe senza una risposta. Forse questa risposta neanche esiste. O forse semplicemente non è il momento che io ci arrivi. L'unica cosa certa che ho concluso è che pensare è una cosa tanto faticosa quanto fantastica, e che le giornate a farlo passano in un batter d'occhio, perché alla fine la cosa più complicata e interessante che possiamo fare è cercare di capire noi stessi, la parte che ironicamente meno conosciamo. Le mie sono giornate per nulla movimentate e passano veloci. Tuttavia la sera crollo come un sasso per la stanchezza, sempre con questa sensazione di non concluso con cui dovrò imparare a convivere. Suppongo.